Guardare senza vedere realmente, questa è una fantastica capacità che hanno solo gli esseri umani. Nel 1770 Oliver Goldsmith scrisse questa frase: guasto è il mondo, preda di mali che si susseguono, dove la ricchezza si accumula e gli uomini vanno in rovina. È stata scritta 250 anni fa, eppure è ancora attuale, direi terribilmente attuale, tanto che un grande intellettuale liberal americano, Tony Hewitt, un po' di anni fa, Hewitt morì proprio poco prima che uscisse questo libro molto bello e molto duro con noi, lo usò come titolo di questo libro. Un testo che dovrebbe, credo, diventare obbligatorio per tutti quelli che si vogliono occupare della mancanza di solidarietà e del crescente egoismo che caratterizza la nostra società. Da un altro punto di vista, Papa Francesco, nella sua enciclica Fratelli Tutti, un'enciclica che abbiamo forse dimenticato troppo in fretta perché forse dava un po' troppo fastidio visti i temi, e dice di aprirsi all'altro, sapere aprirsi al mondo. È un concetto evangelico, ma che nell'era della globalizzazione è stato monopolizzato completamente dall'economia e dalla finanza. Ci siamo aperti ai mercati, ci siamo aperti al libero scambio, ma abbiamo dimenticato la parte empatica, la parte umana di questo appello evangelico. In questi mesi, in questi ultimi due mesi di terribili per l'Europa, giustamente il nostro continente, il vecchio continente, si è impegnato, si è mobilitato contro questa guerra, contro gli orrori che tutte le guerre portano con sé, contro i crimini che vengono combattuti. Abbiamo spalancato gli occhi in modo letterale, fisico, ma anche in modo metaforico. Pensiamo alle coperture delle televisioni, dei giornali, di internet, anche degli small media su questo conflitto, dinanzi agli orrori, e abbiamo anche spalancato le nostre braccia, abbiamo spalancato le nostre case per accogliere un flusso crescente di profughi. Questo è qualcosa che fa onore a noi europei, a noi occidentali, ma è anche qualcosa che contrasta con il nostro recente passato, perché da molti anni, forse troppi anni, noi abbiamo girato lo sguardo, abbiamo finto di non vedere, abbiamo guardato troppo distrattamente su una litania di guerre civili, guerre per procura, che colpivano anche territori vicino a noi, in Asia, in Africa, in Medio Oriente. Quante volte non abbiamo voluto vedere una guerra? Quante volte ci siamo informati solo distrattamente sui conflitti, preoccupati soprattutto che da questi conflitti non venissero, come dire, colpi del terrorismo, e questo è comprensibile, ma soprattutto che non arrivasse la piaga dei profughi, per usare un'espressione orribile, l'invasione dei profughi. E quante volte abbiamo solo mostrato una empatia un po' fiacca, un po' distratta. Insomma, per farla breve, ci siamo, come dire, abbiamo la capacità di indignarci e di preoccuparci e di mobilitarci per le guerre, come dire, per i crimini che colpiscono noi e i nostri amici, o che vengono fatti dai nostri avversari. E siamo molto abili nel derubricare qualcosa di brutto, fastidioso, ma in fondo un incidente di percorso, quando siamo noi, o sono i nostri alleati, o quando i colpi della guerra colpiscono persone che noi riteniamo che non facciano parte del nostro noi. E se guardiamo e non vediamo. E questi sono un po' principi alla base dell'essere umano, che ha questa capacità di non soffrire per i problemi che non lo toccano, o che non toccano quella parte di mondo
che noi pensiamo sia la nostra. In queste settimane spesso mi viene chiesto in TV giornalisti o presunti esperti di geopolitica si chiedono perché il resto del mondo non si mobilita dinanzi all'orrore di questa guerra, perché in Asia, in Africa, in Medio Oriente seguono così distrattamente. E la mia prima reazione, e davvero spero che non suoni cinica, è che in fondo perché dovrebbero farlo? Si comportano come ci siamo comportati noi. Quante volte abbiamo rifiutato di vedere? Quante volte ci siamo preoccupati solo delle conseguenze che noi subivamo per questi conflitti? Ci sono, soprattutto penso ai paesi dell'Est Europa, che si sono mobilitati per primi, ed è qualcosa che gli fa davvero onore, per accogliere centinaia di migliaia, anzi milioni di ucraini. Ma si tratta degli stessi stati che nel nostro recente passato hanno steso il filo spinato per lasciare morire al gelo nell'inverno della Bielorussia i profughi, donne e bambini che fuggivano dalla nuova catastrofe afghana con il ritorno dei talebani, i profughi siriani, i profughi divenuti dallo Yemen. Permettetemi di farvi vedere allora qualche cartina. Nel mondo ci sono profughi, non migranti, che è anche peggio, profughi, sono 80 milioni, cioè molti più del nostro paese. Alcuni chiedono asilo, molti sono profughi al di fuori del loro paese, altri sono profughi all'interno delle frontiere del loro paese, ma sempre profughi sono, hanno sempre comunque dovuto abbandonare la loro casa. In Siria, nei 10 anni di guerra civile o di guerra per procura, chiamatela come volete, ci sono poco meno di 4 milioni di siriani che sono fuggiti all'esterno della Siria e più di 6 milioni di siriani che sono, si dice tecnicamente, internal displaced persons, cioè persone che si sono rifugiate in altre parti del loro paese. Sono 10 milioni di persone, più centinaia di migliaia di morti. Per anni la guerra siriana, la catastrofe siriana è stata considerata la peggior catastrofe umanitaria del nuovo secolo. Anche peggio è nello Yemen, paese lontano e quindi ancora più distratto, dove le proporzioni del disastro sono maggiori e dove noi siamo stati ancora più distratti perché fatti da una coalizione a guida dell'Arabia Saudita e quindi di alleati politici e militari dell'Occidente. Ecco, su 29 milioni di abitanti, lì il 70% degli abitanti soffre una crisi umanitaria, ha bisogno di assistenza. Quasi il 100% dei bambini non ha protezione sanitaria. Poco meno di questa percentuale ha problemi di accesso all'acqua potabile. E forse ancora la stessa percentuale di quelli che non riceve un'alimentazione adeguata. Pensate, numeri spaventosi che sembrano, come dire, mere percentuali, ma coinvolgono decine di milioni di persone. A renderlo ancora più grave questo conflitto è stato il fatto che la coalizione guidata da Arabia Saudita, io confesso di non essere molto bravo in matematica, ma se uno fa i conti, il 40% più o meno dei bombardamenti non ha colpito obiettivi militari. Ha colpito scuole, ospedali, ha colpito fabbriche, ha colpito fattorie, ha colpito università, ha colpito centrali elettriche. Ecco, tutto questo va a impattare sulla vita e sulla dignità dell'esistenza di un intero popolo. Dinanzi a queste cose noi siamo restati molto distratti, troppo muti. E allora forse questa la risposta. Perché non si indignano? Ma perché usano le nostre stesse lenti, con cui noi guardiamo le guerre lontane. E in tanti dicono, l'Ucraina
è una guerra che riguarda l'Europa, sbagliando. Primo perché riguarda degli esseri umani e poi perché gli effetti economici catastrofici colpiranno soprattutto questi paesi nel Medio Oriente. E questo non significa voler dire che si debba pareggiare una cecità con un'altra. È assolutamente positivo che il vecchio continente si sia mobilitato, ma è altrettanto negativo che lo abbia fatto o che lo faccia in modo così selettivo. Guardare vedendo in modo selettivo è un qualcosa che mina la base delle idee che si sono formate negli anni 90 e che io credo, non solo perché le insegno e non solo perché le ho cercate di applicare nelle mie attività di post-conflict in Medio Oriente, in cui io credo profondamente, cioè il concetto di human security, di sicurezza umana. Negli anni 90 si cerca di spostare l'attenzione nel concetto di sicurezza da una sicurezza che fosse solo centrata sullo Stato, sulla frontiera, una sicurezza intesa in senso militare, a una sicurezza umana, la human security, una sicurezza in cui al centro dello sguardo vi era che cosa? Non le frontiere, le sacre frontiere da difendere per cui era bello morire, ma vi fossero al centro gli esseri umani con i loro bisogni e i loro diritti, il diritto al cibo, all'istruzione, il diritto alla dignità, al lavoro, alla libertà politica. E attorno a questo concetto ve n'era un altro molto importante, quello di creare una pace vera. Capire che la pace non è solo assenza di conflitto. È troppo facile. In fondo la guerra fredda è stata assenza di conflitto proprio perché avevamo paura di una distruzione totale. La pace è la rimozione delle radici profonde, delle ragioni profonde del conflitto, uno sforzo molto di più. Ma per essere credibili, per fare tutto questo, occorre appunto una credibilità nello sguardo e nelle nostre azioni. Insomma, io credo che quello che si stia facendo l'Europa oggi è un qualcosa di estremamente e di doveroso e di nobile, qualcosa che ci fa onore, distinguere fra l'aggressore e l'aggredito e andare in soccorso dell'aggredito. Ma questo bisogna farlo sempre, indipendentemente dal colore della pelle, indipendentemente dalla lingua che parli o dalla religione in cui credi. Papa Francesco ci invita a dire: ricordatevi che aprirsi al mondo significa essere fratelli tutti. È una consapevolezza che dobbiamo riacquistare, quella della fratellanza umana. Guardare l'altro e capire che in fondo non è diverso da noi. Questo è un qualcosa di importante non solo per costruire un pianeta più giusto o perlomeno meno ingiusto, accontentiamoci, ma anche e soprattutto è una lezione che ci rende più credibili come Occidente, ma soprattutto migliori noi come esseri umani. Grazie.